Tante cose, sicuramente l'aviazione è una parte della mia vita, per cui anche lo solo stare a bordo dell'aeroplano con l'equipaggio, il briefing che si fa, l'imbarco con i passeggeri. Ecco, una cosa che mi emoziona veramente tanto è salutare i passeggeri, perché comunque ognuno è speciale, ognuno si aspetta delle attenzioni verso se stesso, per cui è una cosa che amo veramente, sbrigare le faccende in cockpit e poi saltare dietro prima possibile, giacca in dosso e accogliere a bordo tutti i passeggeri. E anche alla fine del volo salutarli e ringraziarli. Ecco, questa è una cosa che mi emoziona. Sono comandante in Aerodolomiti da circa 1 anno e mezzo e quindi in compagnia da 4 anni. Sì, diciamo per adesso secondo più giovane in azienda, quindi sì. Se non avessi fatto il pilota di linea, il comandante, il vigile del fuoco, probabilmente sì. Avevo passioni precise e talvolta un po' veloci. Infatti mio padre mi chiamava quello dei 3 mesi, perché mi prendeva una passione, per 3 mesi non si parlava d'altro e andavo proprio come un treno per questa cosa. Ho fatto l'istituto aeronautico a Forlì e era un po' titubante, perché ho detto che adesso gli è partita quella del pilota e per fortuna invece è continuato, almeno quella. Mio padre ha sempre sognato di fare l'elicotterista. Mia madre voleva fare l'assistente di volo, ovviamente, non poteva che nascere un pilota in mezzo. Cosa deve fare un bravo primo ufficiale? Sicuramente dare una mano al comandante. E cosa non deve fare un primo ufficiale è sovrastare il comandante o creare dei problemi. Dio, da autovalutazione, lo devono dire gli altri. Spero un bravo primo ufficiale, ecco. Beh, io sono Capricorno, quindi diciamo un po' puntiglioso in tutta la faccenda. Tendo ad essere permaloso, ecco, quello sì, tendo ad essere permaloso. Se magari mi viene detto una cosa, tendo a irrigidirmi un pochettino e si nota. Dicono che quando inizi a ragionare già come comandante e provi tu stesso a prendere una decisione, spesso è quella giusta, allora è arrivato il momento per sentirsi un po' pronti a passare a sinistra, ecco, diventare comandante. Questo sì. E un po' sì, me lo sentivo, devo dire la verità, in tutta onestà, sì. Un po' verso gli ultimi anni c'era proprio questa foga poi di volere prendere decisioni. Cosa mi ha dato Aerodolomiti? Tanto, tanto. Sicuramente una cosa a cui tengo molto è il fatto di avermi tenuto comunque come comandante nonostante il periodo molto molto difficile. Nonostante tutto l'azienda ha continuato a credere in me, non mi ha fermato, ho continuato il mio periodo di prova iniziale di 6 mesi. Dopodiché è confermato comandante nonostante il periodo e questa è stata veramente una cosa che ho ammirato tantissimo e mi ha veramente colpito, diciamo. È stata una bella emozione, sin dall'inizio, da quando sono andato in ufficio comunque per i primi dettagli, per la conferma dell'avvio del corso e sia comunque quando sono arrivato a casa, così insomma è stato emozionante. Poi tra l'altro è stato sotto il periodo natalizio, quindi è stato un bel regalo di Natale da parte della compagnia di Aerodolomiti. Cosa posso fare in cambio per Aerodolomiti? Sicuramente trasportare i loro passeggeri in sicurezza da partenza a destinazione. Ecco. Non mi viene chiesto nulla di più se non farlo con passione, dedizione, serietà e sicurezza prima di tutto.